Io sono felicissimo di essere in questa sede, non solo perché le mie origini, come ricordai anche l'anno scorso, affondano qui, essendo mia mamma di Terzo d'Acqui, non solo per lo splendore, per la meraviglia che si trovano in questo luogo unico, in Italia, probabilmente, ma anche in ragione del fatto che la scrittura del libro di cui diremo questa sera, Il nuovo ordine erotico, Elogio dell'amore e della famiglia, ha in qualche modo avuto origine in questa sede. Quando l'anno scorso vidi stagliarsi dinanzi a me il quadro che ora vedete alle mie spalle, che naturalmente è una realizzazione del mio amico artista Alzek, e subito, non appena lo vidi, dissi: questo è un capolavoro che racchiude, come sempre avviene nell'arte, con l'immediatezza della potenza rappresentativa, ciò che la filosofia per esprimere deve in qualche modo ricorrere a centinaia di pagine e di argomentazioni. In questo quadro, in effetti, è racchiuso tutto il mio libro. Ecco, quindi chi non volesse leggere il libro potrebbe accontentarsi di vedere questo splendido quadro e già è racchiuso interamente il contenuto del libro. Per cui l'intervento che vi proporrò questa sera sarà, a proposito di arcaismi, quello che i greci chiamavano ekphrasis. Sarà un intervento ekfrastico, se vogliamo dire così. Ekphrasis era la descrizione minuziosa, che in letteratura si faceva di opere d'arte o di cose legate al mondo delle realizzazioni artistiche in generale. Celeberrima a tal riguardo è la ekphrasis dello scudo di Achille. Per cui effettivamente il mio libro potrebbe essere letto interamente come una ekphrasis rispetto al quadro che vedete alle mie spalle. Che cosa raffigura il quadro? Ricordo che il quadro ha come titolo, posto dall'autore, Il quarto stato, ed è evidentemente un richiamo potentemente espressivo del quarto stato di Pellizza da Volpedo. Vedete, sono chiaramente riconoscibili, credo, le movenze del quadro. Avanzano verso di noi i protagonisti, sono compatti e coesi, ma vengono immortalati non già nell'atto di scioperare, come nel famoso quarto stato di Pellizza da Volpedo, che lui pure non era distante rispetto a queste zone, peraltro, vengono raffigurati mentre si stanno sposando. A essere rappresentato nel quadro è uno sposalizio. Evidentemente l'immagine potentemente evocativa che emerge, per analogia, è quella secondo cui oggi, nel tempo della flessibilità universale, dei capitali liquidi precari e nel tempo potremmo, come l'ho definita in un altro mio lavoro, Storia e coscienza del precariato, l'epoca della flessibilizzazione delle masse, oggi sposarsi è un gesto rivoluzionario e contestativo quanto il quarto stato scioperante raffigurato da Pellizza da Volpedo. Questo è il gesto che viene evocato potentemente in questo quadro, che, ripeto, racchiude, per le ragioni che andrò a esplicitare, integralmente il contenuto del mio libro. Oggi sposarsi diventa un gesto rivoluzionario, contestativo, antiadattivo rispetto all'ordine del capitalismo liquido finanziario, quanto lo sciopero raffigurato da Pellizza da Volpedo. Ecco, mi